Leggiamo e vediamo come il Signore ancora questa sera ci possa parlare. Matteo, capitolo 15, Alleluia. dal versetto 22, parla della donna di Canaan. Vediamo come. Amen. Alleluia. Capitolo 15, Matteo, versetto 21. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Dice, versetto 21, poi Gesù partito di là si diresse verso le parti da Tiro, di Sidon. Ed ecco una donna di Canaan venuta da quei dintorni. Si mise a gridare, dicendo: Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia Alleluia. figlia è terribilmente tormentata da un demone. Ma egli non le rispondeva nulla, e i suoi discepoli, accostandosi, lo pregavano, dicendo: Licenziala, perché grida dietro. Ma egli rispondendo disse: Gloria. Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Fino a qua. Qua già vediamo come ancora la parola stasera come ci vuole parlare. Vediamo che questa donna aveva bisogno un miracolo, capisci? Aveva bisogno, sapeva che da quella parte c'era Gesù. E lei si mise a gridare, ma no, aveva bisogno di un miracolo per sua figlia. Ti immagini una mamma quando ha bisogno di qualche cosa, che la sua figlia stava male, che era posseduta di un demone, come dice la parola, ma in quel momento lei gridava, sapendo una cosa, che quando lei gridava, Gesù poteva rispondere. Amen. Guarda, noi tante volte vediamo, per questo tante volte dobbiamo imparare tramite la parola di Dio. Noi dobbiamo gridare, non possiamo rimanere zitti, o tante volte quando noi preghiamo, tante volte quando abbiamo bisogno di un miracolo Gloria. nella parola di Dio, è un momento di gridare. Quando noi gridiamo, direttamente qualche cosa succede. Alleluia. Tanti dicono: ma non c'è bisogno di gridare perché Dio non è sordo. Lo sappiamo che Dio non è sordo, lo sappiamo, però quando noi direttamente crediamo a Lui, in quel momento gridiamo con autorità e con fede. Tramite la fede, qua vediamo che tramite la fede questa donna cosa ha fatto? Ha gridato. Perché Amen. lei sapeva che gridava a Gesù: Gesù è potente di fare quel miracolo. Allora vedeva che sapeva che i discepoli tante volte la allontanavano. Dicevo: ma allontanano, no? Però quella donna era di piena di fede, perché lei gridava e diceva: se io grido, so che Gesù può guarire mia figlia. So che Gesù può guarire mia figlia. E Alleluia. abbiamo stasera tanti capitoli che parlano di gridare, ugualmente che noi dobbiamo gridare a Cristo. Invece tante volte vediamo che quando ho visto tante anime che quando c'è un problema, tante volte non gridano a Gesù, si ammutoliscono. Addirittura dicono che non hanno forza di pregare. Io ho i miei problemi, non ho forza di pregare, non ho forza di leggere. No, come dice la parola, dobbiamo gridare. Tramite che noi gridiamo a Cristo Gesù, possiamo vedere la gloria di Dio. Amen. Siamo Amen. d'accordo che dobbiamo gridare. Sì, amen. Non possiamo rimanere zitti. Alleluia. Dobbiamo gridare. Se Alleluia. vuoi un miracolo nella tua vita, devi gridare. Amen, Gesù. Devi gridare, lascia stare quelle che dicono gli altri. Noi dobbiamo gridare a Gesù. Amen? Amen. Se prendiamo
un altro versetto, sempre Matteo capitolo 20, capitolo 20, versetto 30, parla ancora di un altro miracolo, i due ciechi di Gerico. Vi ricordate? Amen. Questi due ciechi, ora lo leggiamo. Leggiamo dal versetto 29. Dice: mentre essi uscivano da Gerico, una grande folla li seguì. Ed ecco due ciechi che sedevano lungo la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a guidare. Vediamo qua un altro due uomini che avevano bisogno di un miracolo di Gesù. In quel momento che loro erano là ciechi, ma quando qualmente che hanno sentito là che stava passando Gesù, si misero a gridare. Guarda, dice, si misero a gridare dicendo: abbi pietà di noi, Signore, gloria, figlio di Davide. Amen. E noi quante volte diciamo: Signore, abbi pietà di me, Signore. Questo, quando noi gridiamo davanti agli occhi di Dio e ci umiliamo: Signore, abbi pietà. Signore, guarda, non ce la faccio. Signore, sono misero e ingrato. Ho poca fede, tante volte, ma io sono una cosa che è se io grido a te, Signore, la mia voce arriva davanti al tuo trono. Amen. Guarda, noi dobbiamo gridare, e questi due ciechi di Gerico si misero a gridare e dicendo: abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide. Gloria a Dio, santo, alleluia. Li gridava perché facessero essi, però gridavano ancora più forte. Vedi, la folla non voleva che gridava, non volevano che gridavano, però loro cosa hanno fatto? Si hanno messi ancora più forte ancora a gridare, con la mente più forte ancora. Loro volevano la folla che tacessero, ma loro si misero a gridare ancora più forte e dire: alleluia, abbi pietà, alleluia, Signore, abbiamo bisogno con la mente nel nome. E dice la parola nel versetto 32: allora Gesù, fermandosi, li chiamò e disse: che volete che io faccia? Guarda, noi quando chiamavano lui direttamente: Gesù, interviene nella mia vita. Lui cosa dice? Cosa vuoi che io ti faccio, figliolo mio? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Lui è sempre pronto. Non è, ti dice tante volte: no, figliola mia, non gridare ora, magari domani ci sentiamo. No, lui è sempre pronto. Noi quando gridiamo, lui dice: cosa vuoi, figliolo mio, figliola mia, cosa vuoi che ti faccia? Alleluia. Cosa vuoi? In quel momento a quei due ciechi, Gesù, quando si è fermato, gli dissero: Signore, che i nostri occhi si aprono. Guarda, qua c'è da predicare. Che i nostri occhi si aprono. Amen. Tante volte c'è da gridare e dire: Signore, fa che i nostri occhi, amen, si aprono, Signore. Perché tante volte i nostri occhi non si aprono tutti. Tante volte ce l'abbiamo aperta a metà, non possiamo vedere al di là. Noi vogliamo gridare ancora questa sera direttamente al Signore e dire: Signore, intervieni nella mia vita, aprimi tutti gli occhi, ho bisogno di un colino spirituale. Alleluia. Veramente che i miei occhi possano ancora vedere, attraverso che io vedo possa ancora credere e avere più fede. Amen. Questo dobbiamo credere, con la mente che noi dobbiamo gridare a Dio. Amen. E vediamo che in quelle due ciechi, quando Gesù si fermò là, loro ci hanno detto con la mente: Signore, che i nostri occhi si aprono. E Gesù, mosso a pietà, toccò i loro occhi all'istante, e i loro occhi recuperarono la vista e lo seguirono. Guarda, subito,
subito con la mente, perché Gesù non è cambiato. Amen. Quelli che siamo cambiati siamo stati noi. E tante volte per questo non si crede più, tante volte per questo non abbiamo più la fede di credere. Tante volte vediamo fratelli, sorelle che hanno tante malattie e si rinchiudono per sé. Si rinchiudono, e a me mi dispiace, perché si rinchiudono da sé. Invece non hanno capito che la Chiesa è un corpo di Cristo. Allora se noi ci riuniamo tutti insieme, un corpo di Cristo, e crediamo a Dio, possiamo vedere la gloria di Dio, possiamo vedere il risultato della nostra fede. Tutto è avere quella fede e quella certezza. Gridare. Se noi gridiamo in questo momento, possiamo dire: Signore, ancora questa sera continua a aprire i miei occhi. Cosa ne abbiamo bisogno stasera? Cosa abbiamo, desideriamo nella nostra vita? Che Lui ancora ci apre gli occhi. Amen. E ancora, io ancora questo giorno ho pregato e dire: Signore, ancora dammi più forza per andare avanti. Dammi più forza per andare avanti, perché tante volte tramite le debolezze tante volte veniamo meno, ma quando prendiamo forze nel nome di Gesù possiamo andare avanti. Amen. Possiamo andare avanti. Questo ancora più avanti abbiamo letto in Matteo 20:30, leggiamo più avanti, troverete Marco 10. Marco 10, 47, vediamo ugualmente che nella parola di Dio tanti gridavano a Gesù. Tanti gridavano a Gesù. Amen. Marco 10, lode. Alleluia, gloria al tuo nome. Qua parla di un cieco Gerico, dice 47. Ora, avendo udito chi passava, era Gesù di Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Molti lo obbligavano affinché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. E Gesù, fermandosi, ordinò chiamavano dunque il cieco, dicendosi: fatti animo, alzati, egli ti chiama. Allora egli, gettato via il suo vestito, si alzò e venne a Gesù. E Gesù, rivolgendosi la parola, disse: che vuoi che io faccia? Il cieco disse: Rabboni, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha guarita. In quell'istante recuperò la vista e si mise a seguire Gesù per la via. Guarda, alleluia. Vediamo ancora come Gesù opera grandemente. Cosa vuoi che ti faccia? Che recuperi la vista. Subito. La tua fede, amen, ti ha guarita. In quel momento la tua fede ti ha guarita. Non è che Gesù vuole una grande fede, ma quella piccola fede, tramite che noi gridiamo a Lui e diciamo: Signore, io ho bisogno, Signore. Ma quando noi diciamo io ho bisogno, tramite che con fede Lui è pronto a operare. Se noi diciamo: Signore, ma io ho bisogno, ma poi abbiamo quei dubbi, abbiamo quei dubbi che tante volte ci arrivano, e tante volte vediamo che per mancanza di fede, per mancanza di dubbi, non vediamo la gloria di Dio, non vediamo la potenza di Dio. Per vedere la gloria di Dio dobbiamo gridare. Amen. Quando noi gridiamo a Dio dobbiamo essere sicuri e gridare con autorità. Attraverso quell'autorità di fede possiamo vedere il miracolo. Possiamo vedere il miracolo. Ma se noi non gridiamo, li facciamo le cose come per farle, in quel momento non possiamo vedere la gloria di Dio. Abbiamo bisogno con autorità.
Se noi gridiamo con autorità, possiamo vedere la gloria di Dio. Qua per questo, nel versetto 47 che abbiamo letto, dice: Gesù di Nazareth cominciò a gridare e dire: Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me, abbi pietà. Guarda, quando noi gridiamo, abbi pietà di noi, abbi. In quel momento che noi gridiamo, possiamo vedere la gloria di Dio, vogliamo vedere la potenza di Dio. Amen. Tramite la preghiera, perché tante volte non si prega più in alta voce, non si prega più tante volte. Tante volte ora dice: è il momento di abbassarci la voce. Ci sono fratelli e sorelle che per pregare pregano in alta voce. Lo sai chi sono? Lo sai chi sono? I zigani. Se voi avete visto i zigani come pregano, ma pregano in alta voce, con potenza dello Spirito Santo, ma in alta voce, non hanno paura, loro gridano, gridano, ma gridano in alta voce. E mi ricordo di un fratello che si è battezzato in una tenda dei zigani, e lui era un zigano, e mentre che lui stava entrando nell'acqua battesimale, lui gridava, ma gridava all'Eterno e pregava con tutta la sua fede, e gridava in quel momento tramite che si è battezzato, e quando è uscito fuori sono uscite lingue di fuoco. Amen. Una cosa tremenda, ha ricevuto due battesimi in acqua e battesimi con lo Spirito Santo, perché lui gridava, aveva bisogno Santo di gridare Gesù a Dio. Questo abbiamo grazie bisogno. Signore, per questo tramite che noi la preghiera noi vediamo, possiamo vedere la gloria. Amen. Di Dio. Alleluia. Ma quando ci mettiamo direttamente come una chiesa che non grida, una chiesa che prega in minima voce, o tante volte come fanno i cattolici a tipo rosario, quelle preghiere non arriveranno mai. Aiuto. Davanti agli occhi. Aiutaci, di Dio. Signore. Per arrivare davanti agli occhi di Dio dobbiamo gridare. Gesù gridava al Padre. Amen. 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 E se Gesù è lui, è Gesù, eppure lui gridava al Padre. Aiutaci. E noi che siamo inutili, non siamo niente, non dobbiamo gridare a lui. Dobbiamo gridare. Il problema, lo sai che cos'è? Tanti non vogliono gridare, tanti non vogliono rialzare il re, però quando arriva qualche famoso si mettono tutti a gridare, tutti si mettono a battere le mani, si mettono a fare una vittoria perché c'è un importante. Ma quando c'è Gesù, nessuno abbi pietà, Gesù, nessuno grida. Dobbiamo cercare di gridare Gesù. Amen. Gridare quando preghiamo, dobbiamo gridare Gesù. Non possiamo tenere le nostre bocche chiuse. E qua vi dico un'altra cosa ancora, che noi quando gridiamo, noi gridiamo con autorità, con potenza, preghiamo, fuori di questi muri c'è il nemico, e lui ci ascolta sempre e dice: ma come mai che questo giorno loro non stanno pregando in alta voce? Si vede che sono abbattuti, e lui è contento. Ma quando noi siamo gioiosi e noi mettiamo a gridare e dire: Signore, tu sei la mia vita, tu sei il mio Eterno, Signore, lui, alleluia, ancora continua a gridare, ancora continua a glorificare Dio. Sì, nell'infermità, tramite le prove, noi dobbiamo ancora, alleluia, continuare Santo a gridare e dire: Signore, tu sei la mia vita, tu sei la mia risposta. Amen. Non mi posso abbattere di qualsiasi cosa che succede. Amen. Tu sei la mia, alleluia, vita. Invece tante volte ci abbattiamo, tante volte ci vogliamo direttamente mettere un angolino, basta, sono arrivato al traguardo. No. Amen. Dobbiamo prendere forza, dobbiamo prendere autorità e dire: dobbiamo andare avanti. Nessuno ci può fermare. Alleluia. Nessuno ci può fermare. Se il Signore direttamente lo Spirito Santo è in noi, qualsiasi cosa che si metterà davanti non ci può fermare. Dobbiamo andare sempre avanti.
Se tutti si metterebbero, tutto il mondo contro di noi, noi dobbiamo andare sempre avanti. Alleluia. Mai fermarci, mai scoraggiarci. Amen. Dobbiamo sempre andare avanti nel nome di Gesù. Questo possiamo fare. In Luca 17, Luca capitolo 17, versetto 12, vi faccio girare un po' la Bibbia. 17. Alleluia. Qua vediamo, leggiamo dal versetto 11. Vediamo della guarigione di 10 lebbrosi. Dal versetto 11 dice: ora avvenne che nel suo cammino verso Gerusalemme egli passò attraverso la Samaria Galilea, e come egli entrava un certo villaggio gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, in quale si fermavano a distanza e alzavano la voce dicendo: Maestro Gesù, abbi pietà di noi. Guarda, vediamo che questi lebbrosi si sono tenuti una distanza perché avevano la lebbra, ma in quel momento loro hanno alzato la voce. Hanno alzato la voce significa gridare, e qua la parola è chiara: hanno alzato la voce dicendo: Maestro Gesù, abbi pietà di me. Amen. Abbi pietà di noi. Amen. In quel momento, guarda, Lord, egli veduto le disse loro: andate e mostrarvi ai sacerdoti. E venne che mentre se ne andavano furono mondati, e uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro glorificando Dio in alta voce. Guarda, 10 hanno ricevuto un miracolo, hanno ricevuto una guarigione della lepra, però uno solo è ritornato indietro, uno solo. Guarda, vediamo come tanti, se ritorniamo, possiamo dire che tanti sono i chiamati davanti agli occhi di Dio, tanti, ma pochi sono i eletti, vediamo, però uno solo è ritornato indietro. Alleluia. Ma quell'uno che è ritornato indietro, cosa ha fatto? Santo il Signore, alleluia. Come dice la parola, cosa ha fatto quell'uno? Uno è ritornato indietro. Dice: uno di loro, vedendosi guarito, indietro glorificando Dio in alta voce. Lui glorificava Dio in alta voce. Voi vi immaginate uno che ha ricevuto una guarigione? Gloria a Dio. Lui glorificava Dio, alzava Dio, a te la lode, la gloria, glorificava Dio non in bassa voce, ma in alta voce. Amen. Vedi? Questo direttamente della parola di Dio per noi deve essere un maestramento. Dobbiamo imparare attraverso la parola di Dio. Quando qualsiasi cosa che noi abbiamo bisogno, dobbiamo alzare le nostre voci. Alzare le nostre voci. Attraverso la voce possiamo glorificare Dio. O abbiamo ricevuto, o non abbiamo ricevuto, dobbiamo alzare le nostre voci. Gridare a Dio. Addirittura poi vediamo ancora, c'era un altro versetto, sempre Luca. Abbiamo letto giusto, Luca 14 dice: veduto disse loro: andate e mostrarvi ai sacerdoti. Guarda, direttamente non ha detto a distanza: Gesù, venite qua e vediamo e o preghiamo. No, andate. Già in quel momento Gesù è guarito. Gesù tante volte non aspetta, che tante volte noi, basta che noi crediamo, abbiamo quella fede, possiamo vedere la gloria di Dio. Attraverso la fede possiamo vedere la potenza di Dio. Amen. Non è per noi dire: noi alziamo la voce, ma poi non abbiamo quella certezza, quella fede, non possiamo vedere la gloria di Dio.
se noi dobbiamo alzare la voce, alleluia, come veramente gridare Gesù, dobbiamo alzare la voce. In quel momento cosa dobbiamo fare? Avere quella fede e quella certezza. Se noi abbiamo quella fede e quella certezza, possiamo vedere la gloria di Dio. Amen. Voi la sapete quello che quel uomo che era povero e aveva bisogno veramente che quando lui andava in chiesa lui alzava sempre la voce. E tante volte, quando dipende quale chiesa è, quando alzi la voce non puoi alzare la voce, perché tante chiese non vogliono che si alza la voce. E allora, mentre che quest'uomo vedeva che c'era la parola di Dio che era guidata dallo Spirito Santo, quest'uomo cosa faceva? Mentre che il pastore predicava, lui diceva gloria a Dio, amen, gloria a Dio, amen. Ma alleluia. Purtroppo il pastore ci dava fastidio, perché la chiesa non era abituata a sentire queste voci. La chiesa era abituata a stare in silenzio quando il pastore predicava. Invece vi posso dire che ci sono tante chiese che quando il pastore predica e quando la chiesa glorifica Dio, c'è l'unzione della potenza dello Spirito Santo. Ma alleluia. Quando la chiesa dorme, non parla, non c'è l'unzione della potenza dello Spirito Santo. E quest'uomo era ripieno di Spirito Santo. Però quando è finito il culto, direttamente il pastore ci parla e ci dice: guarda fratello, guarda, se tu il prossimo culto che viene, mentre che io predico, tu non alzi la tua voce, io ti compro un paio di scarpe nuove. Perché lui aveva tutte le scarpe vecchie, bucate, era un povero, e lui diceva, e lui ha detto, va bene, vediamo. Il prossimo culto, direttamente, è cominciato di nuovo il messaggio a predicare, ma l'unzione dello Spirito Santo era sopra di lui, e lui si inchiudeva la voce, si teneva, ma lo Spirito Santo infuocava dentro di lui, ma quando non ha potuto più, ha messo a dire, gloria a Dio, ho fatto o senza scarpe, gloria a Dio, dobbiamo ringraziare Dio, perché non ci può nessuno bloccare. Alleluia. Lo Spirito Santo è in noi, nel nome di Gesù ci può bloccare. Chi c'è? Grazie Signore, alleluia, dobbiamo, sei grande Dio, dobbiamo innalzare Dio. Per questo la parola benedetto ancora sei. Questa sera ti insegna, fratello, sorella, devi alzare la voce a Dio, devi gridare, non puoi rimanere muta. Qualsiasi cosa, non puoi rimanere muta. Direttamente devi alzare la voce e dire: Signore, io ho bisogno di te. Signore, ho bisogno che tu ancora questa sera mi apri gli occhi. Amen. E attraverso un cambiamento spirituale, quante volte ci diciamo: Signore, cambia la mia vita. Continua a cambiare la mia vita, continua ancora a lavarci, perché abbiamo bisogno che il Signore ci continua ancora a lavare. Lo sa perché? Perché noi quando usciamo fuori o quando noi siamo sul lavoro sentiamo tante volte parolacce, sentiamo come si parla del mondano, e allora tante virus si vogliono attaccare in noi. Si vogliono attaccare. E allora, quando noi arriviamo davanti agli occhi di Dio, dobbiamo gridare a Lui e dire: Signore, continua ancora a lavarmi, continua ancora a purificarmi, perché ho bisogno di una purificazione nella mia vita. Amen. E tramite la purificazione della mia vita possiamo vedere la gloria di Dio. Alleluia. Vuoi vedere la gloria di Dio? Amen, Gesù. Ma se non grida a Dio, non lo puoi vedere la gloria di Dio. Devi gridare, no, come ti diceva ieri il messaggio, non alleluia. Puoi avere vergogna. Amen. Devi gridare a Dio. Dovunque noi, quando siamo, dovunque dobbiamo dire: Signore, ho bisogno di te. Ho bisogno. Poi quando veniamo
qua ci riuniamo in chiesa, ancora meglio ancora, possiamo glorificare Dio, possiamo dare la lode e la gloria a Dio. Alleluia. Perché la lode e la gloria, grazie, appartiene al Signore eterno. Alleluia. C'era un altro versetto che poi preghiamo, abbiamo bisogno, perché la preghiera è la nostra forza, se ci manca la preghiera ci manca tutto. Alleluia. Oh Signore, interviene, guidaci Signore. Santo, santo, santo. Tu sei potente a fare ogni cosa. Alleluia. Benedetto. Volevo leggere questo versetto, è sempre Luca, capitolo 21. Amen. Dal versetto 34. Amen. Questo versetto parla che dobbiamo vigilare, dobbiamo essere sempre vigilanti. Vigilante significa che noi dobbiamo essere sempre in guardia. Amen. Dice nel versetto 34 dal capitolo 21, dice: ora fate attenzione che talora i vostri cuori non sono aggravati da consovigli, ubriachezza e della preoccupazione di questa vita, e in quel giorno vi piombe addosso all'improvviso, perché verrà come un lancio su tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra. E poi dice: vegliate. Amen. Dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scappare a tutte queste cose che stanno per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Per questo dobbiamo vegliare attraverso la preghiera. Se noi tante volte vediamo che tante volte su, possiamo dire pure sul campo del lavoro, ci sono mondani che discutono, noi mentalmente dobbiamo pregare e gridare a Dio e dire: Signore, coprimi con tuo sangue. Signore, amen, non fa che queste parole, queste, amen, cose che dicono non si possono attaccare a me, perché noi dobbiamo, alleluia, avere una preghiera continuamente. Amen. Non si può vegliare solo una volta alla settimana. Io non lo so come tanti pregano una volta solo alla settimana quando vengono in chiesa, o pregano una volta al mese poi quando li sentiamo, ma tante volte non riescono ancora a capire. La parola è chiara, dice: vegliate dunque pregando. La nostra preghiera è la forza. Amen. Attraverso la forza direttamente lui, lo Spirito Santo, ci copre e possiamo andare avanti nel nome di Gesù. Amen. 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 Vogliamo gridare a Dio? Alleluia. Siamo pronti per gridare a Dio? Amen. Amen. Ci vogliamo alzare e gridiamo a Dio? Io ho bisogno che tu venga stasera a Lui. Voglio essere obbediente alla parola di Dio. Amen. E del Signore, ancora questa sera interviene nella mia vita. Alleluia. Signore, ancora. Gloria a te, Gesù. Signore. Alleluia. Signore, Signore Gesù. Dio nostro, grazie per la tua parola che ci insegna, Signore, che ci rinforza, che ci illumina. Signore, vogliamo pregarti tutti insieme questa sera, vogliamo invocare il tuo nome che è al di sopra di ogni nome. Gesù, vogliamo gridare a te, Signore, con forza. Signore, fortificaci in questi ultimi giorni, risvegliaci, riempici. Alleluia, riempi i nostri cuori, Signore, con la tua gioia, con la tua grazia, con la tua potenza. Alleluia, sei il Re di gloria, tu sei il Re, tu sei l'Onnipotente, Signore, il meraviglioso, opera con potenza. Alleluia, opera con potenza. Opera con potenza. Intervieni, Signore. Opera, Padre, tocca ogni cuore. Rafforza la tua Chiesa in Italia. Rinvigorisci la tua Chiesa. Ti chiediamo, abbi pietà di noi. Abbi misericordia di noi. Rinnovaci, Signore. Rinnovaci.
parole. Quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze. Vogliamo acquistare nuove forze. Alleluia. Alleluia. Vogliamo prendere nuove forze. Alleluia. Vogliamo prendere nuove forze nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Per fede riceviamo. Riceviamo nuove forze. Alleluia. Una fresca unzione di Spirito Santo per andare avanti, per combattere, Signore Padre, il buon combattimento della fede. Rinnova la nostra mente, riempici d'amore, Padre, di pace, di fede, di gioia, per servirti, Signore, in un modo, alleluia, accettevole davanti a te. Ti prego, Dio del cielo, per ogni fratello, per ogni sorella, rinnova, rinvigorisci i cuori qui in Italia, Padre d'amore, fortifica la tua chiesa qui in Italia, rinvigorisci di cuore, oh Kamarabashe, sì Signore, nel nome di Gesù, alleluia, alleluia, alleluia.